Ciao ragazzi, bentornati nel mio salotto. Se vi devo dire una chitarra che ha fatto il botto qua su GasTube, vi devo per forza dire la Lava Music Me Too. È una chitarra acustica, il che mi fa anche strano che abbia fatto il botto una chitarra acustica su GasTube, però tant'è, l'avete vista veramente in tantissimi, e dicevo, una chitarra acustica con una grande particolarità, cioè è completamente in carbonio. Trovate il test qua sul canale, però quello che voglio fare oggi, l'avrete già capito dal titolo, è un confronto tra questo strumento che è completamente innovativo, che guarda molto al futuro, e uno strumento invece molto più standard in legno sostanzialmente, perché questa è stata la domanda che più avete fatto, cioè sotto al video avete commentato dicendomi bella, brutta, mi piace, non mi piace, innovazione, tradizione eccetera, ma la domanda vera era: ok, ma quindi questo strumento in carbonio come suona se lo metto vicino ad un in legno? È quello che andiamo a scoprire oggi, e mi interessa sapere tantissimo la vostra opinione, quindi vi chiedo fin d'ora, uno, di guardare tutto il video così da farmi un'idea completa, e due, ancora di più, di commentare facendomi sapere se avete preferito questa o la chitarra di cui state per guardare l'unboxing. Unboxing e poi ne parliamo. Ed eccola qui, la Martin 000 Junior, una chitarra che ho scelto perché innanzitutto è nella stessa cifra della Lava Music che sto provando vicino. Due, è in legno e non evidentemente in carbonio come potete vedere. Tre, ha anche una dimensione che è coerente con quella della Lava Music che andremo appunto a metterle vicino. Quindi sono due chitarre che sono confrontabili secondo me. Come sempre le trovate linkate in descrizione. Ringrazio come sempre strumentimusicali.net perché mi permette di fare questi bei video e di mettere per esempio a confronto due chitarre che altrimenti non avrei potuto mettere vicino. Dicevo, in descrizione trovate entrambi i link se volete spulciarvi bene tutte le caratteristiche, se volete vedere i prezzi e quant'altro. Comunque, questo strumento è, per farvela breve, uno strumento che ha il top in abete e fondo e fasce in sapele, che è moganoide, quindi è uno strumento in legno. Ora la domanda è: come suona vicino all'altra? L'ascoltiamo subito. Come sempre però vi chiedo innanzitutto un mi piace per sostenere questa tipologia di video, l'iscrizione se vi va di rimanere aggiornati, ancora di più mi raccomando raga i commenti, guardate il video e commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Sto montando il video e mi rendo conto di non aver messo bene in chiaro un punto. La Lava Music è una chitarra molto più che acustica, è una chitarra che ha dentro gli effetti, una chitarra che ha una specie di amplificazione integrata, delay, riverberi, chorus, insomma tante robe. Vi consiglio di guardare il video intero su delay che trovate in descrizione per farvi un'idea completa su questo strumento, perché in questo video appunto ci concentriamo soltanto sul lato acustico, che secondo me per la tipologia di strumento è un po' riduttivo, perché non è solo quella roba lì ma fa tante altre cose, però qua appunto solo esclusivamente acustico. Andiamo ai sample così lo ascoltate con calma. Primo sample, così le mettiamo vicine una all'altra e sentirete già le differenze. Già lo so che mi state dicendo: oh, è molto meglio la Martin, perché è un suono che conosciamo già, è un suono che siamo abituati ad ascoltare, è un suono che è quello della chitarra acustica effettivamente, ma la Lava Music secondo me ha delle carte molto importanti che riuscirò a sfoderare meglio nei prossimi sample. Sono voluto partire dal punto dove la mette, cioè dalla cosa che la mette più in crisi, cioè gli accordi così tanto aperti fanno risaltare una certa enfasi sulle frequenze acute, probabilmente dovuta anche alla sua costruzione, al materiale di cui è fatta, però non sono assolutamente eccessive, specialmente quando poi andiamo a suonare, non è che diano fastidio, e in generale c'è una forte differenza a livello di equalizzazione. Lei è molto meno presente sulle frequenze medie e ve lo faccio ascoltare con il prossimo sample, che invece coinvolge un brano famosissimo degli Oasis. L'ho voluto suonare un tono sotto per non mettere il capotasto, che secondo me andava a inficiare un po' la prova. Insomma, suono nudo e crudo e fine. Ascoltate.
Secondo me qua si sente tantissimo che la lavamè è più estesa sia sulle basse che sulle acute. Può piacere o non piacere, però io vi sto cercando di dire quelli che sono i dati di fatto. Ovviamente tutto il comparto elettronico è spento in questo caso per entrambe le chitarre. Lei ha un suo sistema proprietario che si attiva semplicemente tenendo premuto e che ha anche riverberi delay integrati, anche il chorus se lo volete, mentre la Martin dal canto suo ha un semplice Fishman controllabile qua dentro con due levettine, due ruotine per la verità. Comunque è un piezo, tutto lì. Comunque ovviamente è spento e sto riprendendo tutto con questo microfono qua, che è un normalissimo Rode da non spendere tanto e che secondo me è comunque, ecco qua, è comunque ottimo per fare questa prova senza avere insomma delle prestazioni scientifiche da nessuna delle parti. Non vuole essere una prova eccessivamente scientifica, è un po' un riportarvi quello che ho provato suonando questi strumenti per un po' di giorni uno vicino all'altro. Andiamo avanti e cambiamo modo di suonarle. Userò le dita e vi faccio sentire delle triadi, insomma degli accordini che si muovono lungo tutto il manico. Qua secondo me la situazione cambierà. Ecco, a me qua piace di più la lava, perché essendo più estesa mi dà l'idea di avere innanzitutto il mi basso bello presente, bello grosso, senza mai risultare invadente, però è veramente molto molto presente quando deve fare bordone così sotto tutti gli altri accordi, è veramente molto bello. In qua, di nuovo, come anche su Wonderwall, secondo me si sente molto che, giustamente, la Martin è un pochino più incentrata sulle medie frequenze, che invece mancano un pochetto alla Lava Music. Sono due, secondo me, concezioni diverse dello strumento, non potrebbe essere altrimenti, perché, insomma, carbonio e lo sai, legno, cioè ragazzi, sono due strumenti lontanissimi, per cui non mi aspetto che suonino uguale e non avrebbe anche senso che suonassero uguale. Io vi ripeto che sto cercando di sottolineare quelle che sono le differenze. In questo caso a me piace di più la lava. Non che quella del Martin sia un brutto suono, l'ho scelta apposta perché so che è uno strumento di ottima qualità. Però appunto, in questo caso particolare, personalmente preferisco la lava. Scrivetemi nei commenti, ve lo ripeto ancora, cose che ne state pensando fino adesso e andiamo avanti. C'è una tecnica a me molto cara, c'è anche un video qua sul canale che la spiega, che è questa tecnica qua, che è la tecnica di John Mayer per intenderci, e non è solo suo ovviamente, che permette di avere questo suono, quindi come avessimo un rullante sul 2 sul 4. Vi faccio sentire quindi una particina un po' presa da Dear Marie, che è un brano suo, non è proprio uguale, ma insomma l'idea è quella, fatta con entrambi gli strumenti, e poi vi dico perché qua c'è una criticità grossa invece per quanto riguarda la Lava Music. C'è una grossa criticità, non che non mi piaccia il suono, perché il suono è sempre un po' più scarico rispetto a quello della Martin, sulle medie frequenze intendo, però ci sta alla grande, i bassi si sentono bene, ah scusate adesso ci ho acceso il riverbero, dicevo i bassi si sentono bene, però c'è un però, la Martin, e adesso la acchiappo, ha un manico che è leggermente più largo, quindi c'è più spazio tra le corde, e in generale per una tecnica di questo tipo, in generale soprattutto per il finger picking in generale, secondo me è più comoda. Detto questo, forse come suono preferisco comunque l'altra, che mi sembra più tridimensionale, anche riprovandola adesso, raga, mi piace proprio di più. Però purtroppo sul finger picking vince la Martin perché è un po' più comoda, sull'altra si fatica veramente un po'. Poi questo non è proprio finger picking perché io non sono in grado di suonare finger picking, lo scoprirete tra poco, però appunto mi sembra
Più bello il suono della lava, ma molto più comoda la Martin. Vi ho detto che faccio un po' schifo con il finger picking, non l'ho mai studiato, non so fare niente bene in finger picking, però vabbè, non fate caso tanto all'esecuzione che non è un granché, ma cercate di concentrarvi sulla sonorità, perché di nuovo diversissima, diversissima, e tre accordini in croce con le dita. Allora, qua è molto difficile dirvi quella che ho preferito, ma come sonorità, di nuovo, a me è piaciuta di più la lava. La Martin è molto bella, però quel bassone grosso così, proprio giga, della lava mi piace tanto, specie magari se sto suonando in duo con un cantante. Quindi, diciamo, sono lì, però a me questo suono lava sta piacendo, forse anche perché è una cosa un po' nuova. Detto questo, ci sono un paio di altre grandi differenze che non cambiate adesso, perché qua veramente tiriamo le fila. Dicevo, ci sono un altro paio di grandi differenze che secondo me possono, non dico far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra in assoluto, ma a seconda delle situazioni possono rendere più utile la lava oppure la Martin. Allora, la lava per sua costruzione non ha il Trussrod, quindi sostanzialmente non si può rifare il... anzi, non ha bisogno di rifare il setup, perché è immobile, completamente immobile, perché appunto è carbonio. La parte di amplificazione è molto interessante perché ha riverberi di lei, quindi sia che lo suoniate da soli che nell'impianto ovviamente c'è questa cosa, con anche tra l'altro un piccolo microfonino per prendere le bottarelle che potete dar sopra per magari fare un pochino di batteria mentre state suonando. Quindi è molto molto interessante, soprattutto per il fatto che se la sballottate di qua e di là in furgone, in macchina, caldo, freddo, non gliene frega nulla, perché il materiale di cui è composto ovviamente se ne frega. Non è una cosa secondaria quando vai in giro a suonare, non è una cosa secondo me secondaria. Se però siete dei tradizionalisti e volete una chitarra bella, comoda da portare in giro, perché poi è piccolina, quindi super. Spalla mancante, in questo caso, al contrario dell'altra, non che a me faccia impazzire la spalla mancante, però vabbè, siccome perde anche un pelino di suono, quindi potenzialmente quella senza la spalla mancante potrebbe suonare meglio. Con comunque un sistema Fishman che è buono, secondo me, non ha ovviamente la qualità dell'altro e le possibilità dell'altro, però è un ottimo sistema, un pochino più classico, e poi appunto una chitarra in legno a tutti gli effetti, con i pro e i contro a questo punto, cioè il contro di non poterla lasciare al sole, perché sennò ovviamente si sposta un pochino il legno, bisogna farci un pochino attenzione. Detto questo, suona molto bene in relazione agli 800 euro e alle dimensioni molto molto limitata. Sono due chitarre un po', come dire, agli antipodi, anche se le ho confrontate apposta, perché anche se guardate ancora una volta la dimensione di queste è veramente piccola piccola. Adesso ho la camera che le sfalsa un pochino, più o meno è così a vederle dal vivo, è così, una cosa di questo tipo. Comunque la lava è un pochetto più piccolina ancora della Martin, anche se forse appunto, ripeto, sullo schermo non sembra, però è veramente piccola piccola, per cui insomma fatevi i vostri conti a seconda di quello che volete spendere. Sono due chitarre, ripeto, che su questa cifra spaccano, e non potrebbe essere altrimenti per lei, perché è una Martin, quindi ha voglia che chitarre che sono. Spero di avervi dato una buona visione a 360 gradi. Fatemi sapere nei commenti, mettete mi piace, commentate soprattutto, iscrivetevi al canale, tutte quelle robe lì, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.